nel concorso degli chef di domani al terzo posto, terzo classificato, ovviamente giudicato da Massimo Bottura e controfirmato dal presidente del consorzio Zarpone Cotignano GP Paolo Ferrari, c'è l'Istituto Bernardino Lotti di Follonica. Ho detto col presidente del consorzio, gli ho detto: allora pensate magari di evolvere la ricetta del cotechino dello zampone inserendo una grattugiata di scorza d'arancio, perché era favoloso. Al secondo posto, Istituto Nazareno di Carpi, vince ufficialmente la settima edizione del concorso Gli Chef di Domani. L'Istituto Lazzaro Spallanzani, Casa Santerini a Modena, con un piatto che è la povertà assoluta, cioè un po' di farina e tanto e tanta acqua, poi del grasso di maiale. Hanno scelto una materia prima, quindi il parmigiano di 34 mesi, quindi molto intenso, e hanno creato una dadolata di cotechino e l'hanno inserita dentro al borlego. In più, street food, quindi io ho detto con l'assessore e col presidente: aprite due banchetti, uno in piazza Roma e uno in piazza Grande, e invece di vendere delle crepe alla Nutella, vendete dei giorni. La soddisfazione e l'orgoglio di portare a casa il primo premio di questa settima edizione. Certo, è molto bello, anche perché questo è il nostro ultimo anno di scuola, quindi ci abbiamo messo tutto quello che potevamo. È un grande traguardo per la nostra scuola e per noi stessi. Grazie mille. Allora, a questo punto dalla tradizione passo all'innovazione, dalla gastronomia passo all'aperta campagna. Ci occupiamo di trattori specializzati, linea Elisabetta Gori. E qui alle nostre spalle, li vedete, avremmo voluto anche avvicinarci un pochino di più, però devo dire obiettivamente bene per EIMA, bene per voi, lo stand, la fiera è affollatissima, le macchine sono gettonatissime, del resto questi sono gli specializzati e sappiamo che sono un po' l'oggetto del desiderio, un po' per dimensioni, un po' per specializzazione di coltivazione dell'Italia, delle nostre zone, e sappiamo che insomma gli agricoltori sono curiosi di vederli. E qui, Paganelli, direi che c'è solamente l'imbarazzo della scelta. Eh sì, c'è l'imbarazzo della scelta, perché direi che finalmente cominciamo a dare quel messaggio che abbiamo cominciato a trasferire qualche tempo fa, magari in una sorta di preview. Lo scorso anno avevamo chiuso tutto in un rodeo, non era chiaro, ma adesso insomma siamo in consegna con le macchine e qui a dire che abbiamo messo tutta la gamma attualmente. Non quasi tutta, abbiamo sempre qualcosa in più da poter mostrare, ma direi che insomma stiamo cominciando a svelare quello che è un progetto molto importante di New Holland, la ricerca ovviamente di una gamma completa in configurazione cabinata, telaiata, larga, stretta, in diverse configurazioni, cabina bassa, macchina ultra bassa telaiata, cingolati, nuove novità, insomma qui insomma c'è l'imbarazzo della scelta, quindi anche perché veramente c'è molto, molta curiosità e finalmente siamo veramente in grado di far capire quelle distintività, quelle qualità premianti che ci sta dietro questo progetto che è partito qualche anno fa e che non si ferma. Dobbiamo sempre andare avanti perché New Holland full liner nel mondo, abbiamo parlato prima delle macchine alta potenza, delle macchine di alta produttività della fino foraggio e quant'altro, ma sul modello specializzato sapete che è molto importante per il mercato domestico, perché insomma siamo nel bel paese e soprattutto sul modello specializzato c'è tanta attesa e abbiamo veramente, credo, toccato il tasto giusto, quindi la ricerca e lo sviluppo finalmente va incontro alle esigenze del cliente, una macchina dalle dimensioni, dalle prestazioni giuste. Tra l'altro appunto lei prima ha fatto un elenco che sembra un elenco infinito, cabinato, non cabinato, ribassato col pianale, con i cingoli, ma proprio questo è il cuore della specializzazione, cioè un trattore per ognuno, per ogni coltivazione, per chi ha i filari, per chi ha la collina, per chi ha la pianura, chi ha bisogno del cingolo, è una ricerca continua. Tra l'altro una ricerca con anche una sfida importante, perché noi anni fa
i trattori specializzati, c'era la questione dello stage 5, quindi devono avere dimensioni ridotte però avere grandi potenzialità, e in effetti aprendo il cofano di questi si vede che sono dei gioielli della ricerca della tecnologia. Qua è frutto veramente di un percorso estremamente maniacale di tutto il team commerciale, ingegneria, dei clienti, dei nostri concessionari, dei costruttori di attrezzature, quindi è stato fatto un lavoro veramente, io credo, a 360 gradi per veramente cercare di mettere in condizione l'operatore di poter lavorare, di utilizzare le attrezzature moderne e quelle che verranno, perché ce ne sono sicuramente quelle che oggi chiaramente sono estremamente importanti, ma sempre di più anche il mondo dell'attrezzatura che si abbina, che è complementare all'utilizzo, no? Qualsiasi sia di difesa, di lavoro sotto fila, sta cambiando e quindi la macchina è già pronta per nuove tecnologie che arriveranno, quindi abbiamo tenuto in considerazione quelle che saranno veramente dei passaggi estremamente importanti per non farci trovare, come dire, impreparati a quello che sarà un passaggio. Oggi magari non tutti possono capire, ma insomma anche l'attrezzatura cambierà, sempre più elettrificata, sempre più moderna e sempre ovviamente ha bisogno di caratteristiche completamente diverse rispetto al passato. Queste macchine, questo progetto sono pronte per poterle, come dire, utilizzare. Una curiosità, ovviamente vedendo, come abbiamo visto, l'ammiraglia, il T7, la cabina grande, il comfort, si sa che è fondamentale. In dimensioni così ridotte, il comfort viene comunque mantenuto? Sì, io credo che abbiamo dato, cioè adesso al di là che abbiamo vinto il Tractor of the Year piuttosto che la macchina dell'anno a Sima, cioè che sono premi che ci danno orgoglio, immagine, ma voglio dire vengono dati perché veramente chi dà questo tipo di premio riconosce qualcosa di più rispetto a qualcosa che è in gara, no? Ma io credo che oggi un cliente quando sale dentro e mette in moto questa macchina si rende realmente conto di quelle che sono le distintività. Vi parlo di vibrazioni e di rumorosità, che sono dei dati, no? Che insomma voglio dire sono estremamente tangibili, ma non perché lo dico io. Quindi e la visibilità soprattutto panoramica anteriore e posteriore. Oggi il nostro feedback è positivo, quindi noi abbiamo veramente ricercato una macchina che potesse avere un progetto che tenesse in considerazione di prestazioni, di motore, di dimensioni, cofano, e sono tutte correlate, no, fra di loro. E la visibilità anteriore, quella superiore per le attrezzature cimitrici, la parte posteriore. Veramente abbiamo un prodotto dalle altissime qualità, dalle altissime prestazioni e sappiamo l'attesa e soprattutto le aspettative che ci sono. Non possiamo permetterci di sbagliare. Bene, io la ringrazio e a questo punto da qui e da EIMA restituisco la linea. Bene, allora a questo punto qui c'è la squadra di lavoro dietro, siamo ancora al Cotechino Day, agli chef di domani, ma riprendiamo la linea solo per un istante per cederla, ma riparliamo ancora di tradizione, ci spostiamo in un'altra regione, qui la Liguria non c'era, ma noi ci andiamo direttamente, andiamo alla scoperta dell'olio extravergine d'oliva Riviera Ligure DOP. La Liguria, con i suoi terreni terrazzati coperti di olivi, è un territorio unico e affascinante che l'uomo ha plasmato nei secoli, difendendo il suolo dall'erosione, gestendo al meglio l'acqua e ottenendo in cambio un'eccellenza all'olio extravergine di oliva. Un patrimonio di cultura, di competenze e di sapori che va difeso, valorizzato e trasferito alle giovani generazioni. Proprio questo è l'obiettivo di APOL, l'associazione degli olivicoltori liguri, che supporta la filiera e diffonde il valore della certificazione DOP Riviera Ligure, garantendo trasparenza e controlli, vigilando sugli aspetti tecnici e umani dal terreno alla raccolta. Negli oliveti APOL la gestione del suolo è una sinfonia perfetta. Infatti, cerchiamo di lavorare il terreno il meno possibile per preservarne la naturale fertilità e le concimazioni si basano sulle reali necessità delle piante. L'irrigazione, non sempre possibile, non sempre indispensabile, la riduciamo al minimo, rispettiamo la frugalità della pianta e cerchiamo di limitare gli sprechi. Negli oliveti di APOL difendiamo le piante da parassiti e malattie con una strategia preventiva, precisa e guidata. La raccolta, il punto chiave della qualità. Bisogna cogliere l'attimo fuggente, non troppo presto e non troppo tardi. Troppo presto, troppo amaro e troppo piccante. Troppo tardi, rischia di decadere la qualità. Raccogliere dalla pianta, direttamente, senza far toccare le olive col terreno.
Dalla cura del suolo alla gestione delle piante, dalla raccolta fino al frantoio, la vera ricchezza della filiera corta sta nella tracciabilità completa di ogni passaggio, a garanzia di un processo che affonda le radici nella storia. 5.000 anni che l'uomo si sbatte per estrarre l'olio dalle olive. I nostri frantoi associati hanno trasformato questo lavoro in un'arte. Massima attenzione sia nella trasformazione del prodotto che nella selezione delle olive, nelle prime fasi di conservazione del prodotto. Attenzione anche nella cernita delle olive per le olive da mensa, che sono un elemento importante e molto qualificante del nostro territorio. La DOP Riviera Ligure comprende tutta la produzione regionale. È un'eccellenza che garantisce qualità costante, ma non è mai uguale a se stessa, ricca com'è di sfumature che cambiano a seconda della riviera di provenienza e delle cultivar che a quella terra si sono adattate nei secoli. La Taggiasca a Imperia e nel Savonese, insieme alla Pignola, l'Arnasca e la Colombaia, mentre nel Levante, tra Genova e La Spezia, crescono, oltre alla Pignola, la Razzola, la Castelnovina, la Lavagnina e la Frantoio. Una varietà che dà origine a un olio delicato e adatto su tutti i tipi di piatti, che nasce dall'amore per il territorio e da sapienze antiche, ma sa guardare al futuro, consapevole che per farsi amare ed apprezzare bisogna anche mettersi in gioco. Lei è Virginia, conosce il mistero di qualcosa di molto speciale, l'olio extravergine d'oliva. Investigatore Oliver, c'è qualcuno che non vuole che si sappia il segreto. Chi? Tutti lo chiamano eccellenza, ma chi lo conosce davvero? Ci sentiamo grandi esperti e non lo sappiamo riconoscere. Riempiamo il carrello con un olio in offerta da 3 euro. Essere extravergine è il minimo. Il segreto è nell'acidità. L'acidità deve essere bassa, ma non è certo solo quella la chiave dell'eccellenza, è una norma del 66. Il 66 quando a Sanremo ha vinto Modugno? Sì. Non capisco. L'acidità senza gli attributi sensoriali. Tu lo sceglieresti un vino solo in base alla gradazione alcolica. Abbiamo girato davvero l'Italia in lungo e in largo, ma termina qui la nostra puntata che già inneggia le feste, ma saremo insieme anche la domenica di Natale, la domenica di Capodanno e tutto il 2023. Non mi resta che augurarvi buone feste e darvi appuntamento sempre qui tra una settimana esatta. In collaborazione con...